Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata di Shadow Tactics, The Blades of the Shogun. Allora, in questa missione dovevamo prendere la chiave al samurai per aprire questo cancello e l'abbiamo presa, ce l'abbiamo fatta. Il problema è che adesso deve raggiungerci anche il samurai proprio. E non so bene come, a dir la verità. Non ne sono proprio sicuro. Perché il samurai non si può arrampicare qua e là sui tetti. Dovrebbe uscire da qui. E qui è questo che è bello sorvegliato sto punto. A sto punto mi sa che la cosa migliore è tornare indietro proprio. Iniziare a fare piazza pulita con lei. Riesco a ucciderlo da qua? Mi sa di no, vero? No. Direi di no. Anche se... Sarebbe un sacco piaciuto. Niente. Dannazione. No. Va bene, niente di tutto questo. Passiamo qui. Vediamo ancora la telecamera. Ok, perfetto. Sono tornato qui. Adesso ragioniamo. Mi devo liberare di costui. Quindi, se mettessi una bella trappola qui e poi lo attirassi, dovrebbe funzionare. Giusto? Però prima vediamo un po' dove vede costui. Qui va bene. Andiamo qui dentro e proviamo con il richiamo. Oh, dannazione, piglio anche lui. Ah, lui però non si sposterà. Viene distratto solo per un secondo. Perfetto. Benissimo. Tu invece dimmi che... Oh, perfetto. Salvare. Posso eliminarlo. Se Dio vuole posso eliminare anche... Oh, c'è sto civile che rompe le scatole. Ma che ce ne sono altri di... No, in zona no. Non dovrebbero. Quindi, facciamo piazza pulita anche qui. Via. Perfetto. Quel civile rompe veramente le scatole. Mi sa che lo toglierò di mezzo. Ottimo. Sto proprio facendo piazza pulita, ottimo.
Questa guardia qui rompe un sacco le scatole. Va bene, qui ho fatto piazza pulita e se Dio vuole adesso il samurai può passare. Ecco. Oppure... Ah, attenzione! Sto per fare una stupidaggine. Facci piano. Vedo che ti esce molto naturale, Yuki-chan. Sei sempre stata una ladra? Sono stata da sola per un po'. Poi vennero altre persone. Mi insegnarono come vedere le cose, capite? Le cose che vogliono essere prese. Ah, ok. Le tue origini non mi danno alcun fastidio. Ciò che conta è come usi i talenti che ti sono stati dati. Ah, vabbè. Questo samurai si poteva uccidere anche così, però io ho trovato un altro modo. Allora, attenzione. Questo bel tizio si può uccidere abbastanza facilmente, credo. No. Invece non si può uccidere abbastanza facilmente proprio per un cavolo. Ah... Brutta storia. Oddio, mi è venuta un'idea, voglio provarci. Se tiro la bottiglia di sake... Nel momento giusto e nel punto giusto poi li posso uccidere tutti e tre insieme probabilmente con una sola mossa tipo ora. Ah, Kazekiri. Purtroppo non è riuscita come speravo. Decisamente no. Però l'idea non è male. Vorrei esplorarla un po'. Vediamo se riesce meglio. Ed è un punto dove anche questo nemico vede il sake. Qui. Qui deve essere. Ottimo. No. Purtroppo non riesco a tirarne due insieme. Non va bene. Speravo davvero, ma... Non speravo proprio, cavolo. No, ma questi sono due che fanno avanti e indietro. E il secondo? Come si comporta? Fa la stessa identica cosa? O si ferma prima? Magari era per quello che... No. Avrebbe dovuto vederlo. È un bel rompicapo. Neko to tori. Un bel rompicapo, sì. Vediamo a che distanza riesco ad attirarlo questo qua. Wana-san,
Se piazzo la trappola qua dovrebbe essere fuori. Seccato. Oddio, speriamo che... Vacci tu, va, per sicurezza. Esatto. Vai a riprendere la trappola e poi salvo. Ne abbiamo eliminato uno e già va benissimo. Questo, ah, questo non ci arriva assolutamente. Perfetto. Ok. E uno è fuori. Sto ragionando, ragazzi. Purtroppo è lui quello che rompe più le scatole di tutti. In effetti però aspetta, posso fare una cosa? Giriamo un po' l'inquadratura. Come ci provare? No, 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 via, via, via. Salva. Ok, adesso ha girato. No, mi uccide. Sì. No, assolutamente. È complicato fare sta cosa, purtroppo. Però dai, con un po' di fortuna mi può riuscire. Sì, decisamente. Va bene, allora. Come posso fare? Che portata ha qui il fischietto? Questa portata qua. No. Non va bene. Questo oltretutto è una rottura. Questo vede fino a lì. Dannazione. Va bene, allora. Riproviamoci un attimo, va. Appena quello se n'è andato, noi scattiamo. Niente da fare. Forse non è il modo giusto. Eppure un modo ci deve essere.
Ma io nel carro non ci posso entrare se c'è sto delirio, no? Certo. Ma niwa namakemono no. Chissà perché è l'unico che ha un nome. Ok, mi è venuta un'idea. Allora, di qua. Facciamo tutto il percorso. Con calma. Senza fretta, ma dobbiamo uscirne da qui. Assurdo che non mi veda nessuno, però meglio così. Giriamo la telecamera e qua io dovrei poter saltare giù. E effettivamente posso. Molto bene. Bene, e questa zona è praticamente disabitata. Quindi, se io faccio questo, fino a dove vede quel tipo? Fino a lì, va benissimo. Se io da qua metto una trappola qui, e poi faccio un bel cinguettio. Aspetta, salviamo. Faccio un bel cinguettio scappando allegramente subito dopo. Ah, cavolo. Ma dannazione. Ma il cinguettio ha preso pure lui, no? Non può essere. Sì, ha preso pure lui, ma perché? Non dovrebbe aver preso anche lui. No, niente. Prende anche lui. E questa cosa che li attira tutti e due è veramente problematica. Eh sì, questa cosa è davvero problematica tanto. Ma dai, dannazione! Su! Ho cliccato male. Prendi la trappola. No, ferma lì. Prendi la trappola e mettila qui. Poi fai un cinguettio fugace. Non è la fregna di mammeta, dai, su! Comunque, il cinguettio, appena uno si sveglia, partono tutti e due. Questo è un problema. Questo è veramente un problema. Perché non so come fare adesso. Non posso mettere due trappole. E non posso accoltellarne un altro subito dopo, perché c'è questo che osserva tutto, praticamente. Questo è un dannato problema. Il samurai ancora non si può avvicinare qua. Perché purtroppo c'è ancora questo che non riesco, di cui non riesco a liberarmi. Purtroppo.
Un bel rompicapo, ragazzi. Allora, direi che ci salutiamo qua, anche se questa puntata è stata un po' vuota, però comunque è questa la natura dei giochi tattici. Stare calmi e pensare a una soluzione. D'accordo, ragazzi, per questa puntata è tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e mettete un bel mi piace a questo video se vi è piaciuto e se vi sta piacendo la serie. D'accordo, ragazzi? Alla prossima!